Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Oggi nuovo video svuota la spesa. Cominciamo col primo step dall'MD. Allora, ovviamente qui c'è mio marito che mi aiuta. Allora, un pacco di Scotex da 3 della Flow, carta casa. Poi un po' di snack, questi sono le patate che mi ha la paprika. Quelle bianche. Poi un pezzo di pane cafone, un pezzo di pane cafone casareccio, base per pizza, 2, le solite che prendiamo, poi del prosciutto crudo, la fattoria. Poi una busta di zucchero bianco, una bottiglia di vino rosso Salento primitivo, poi brillantante della DAT 5, sapete che io lo acquisto sempre, e un DAT 5 sempre per quanto riguarda la pulizia della lavastoviglie, e infine una busta di latte Parmalat puro blu. E per il momento è tutto, al prossimo step. Ciao ragazze. Allora, nuova ispezione di svuota la spesa al depo. Allora, per prima cosa vi faccio vedere le piadine, che era da un po' di tempo che non le prendevamo e quindi abbiamo deciso di prenderle per fare una cena sbrigativa. Poi bastoncini, questi della Findus da 18, bottiglia di vino rosso, poi della carne macinata, poi dei wafer al cioccolato. Poi una passata Santa Rosa, una confezione di latte scremato, delle clementine, delle banane, un po' di odori misti, un pacchetto di sottilette classiche, questo è quello il formato più grande dovrebbe essere, e tutte queste cose che vi sto facendo vedere le potete trovare sul catalogo del Deco, praticamente, che ci sono gli sconti fino al 50%, e questo vale dal 18 al 28 gennaio. Quindi fatemi sapere se vi interessa vedere il catalogo, così magari lo sfogliamo insieme e vediamo un po' le offerte che ci dedicano, le offerte che troviamo su questo catalogo. Poi ci sono le Bella Napoli, e ne abbiamo prese 2 pacchi perché Emanuele piacciono molto. Poi abbiamo preso degli prosciutti cotti, questi abbiamo preso a Conad, queste. Poi siamo passati al Conad e abbiamo preso le buidoni che erano in offerta, e i teneroni che
oppure li trovate. Poi una Sprite da, poi abbiamo preso i ravioli, no, i tortellini di Giovanni Maria, il prosciutto crudo, e poi abbiamo preso un altro pacchetto di sottilette, quello normale, sempre classico, mi sembra che è la confezione normale, e un'altra bottiglia di vino rosso. Poi siamo passati per comprare, diciamo, delle cose che servono tutti i giorni, ovvero spazzolini, eccoli qua, degli spazzolini, poi abbiamo preso dei fazzolettini, i fazzolettini Smile, poi abbiamo preso i sacchetti per la spazzatura, e poi infine ho preso il deodorante Neutromed a roll-on, che è quello che mi piace tanto, spezzone di video, e ci vediamo al prossimo spezzone. Un bacio, ciao ragazze. Allora, oggi spezzone di svuota la spesa, ho preso un po' di cose per la casa, di carta. Allora, faccio vedere i rotoloni, questi qua della Wow, poi una confezione di questi carta igienica due veli della Flori. E poi abbiamo preso i sacchetti, quelli per congelare, questi sono da 100 pezzi della Dealo. E poi un barattolino di quelli per di Ecoton Fioc della Neutro Roberts. Prossimo step, ragazze. Ciao ragazze, ciao ragazzi, nuovo spezzone di svuoto la spesa ed ultimo. Sono stata al Lidl e abbiamo preso un po' di cose che occorrevano con il mio aiutante Emanuele. Ciao. Allora Emanuele, che cosa abbiamo preso? Le patatine, patatine grigliate. Poi una gassosa al limone, gassosa chi beve. Una gassosa, poi delle baguette, due, poi dei pomodorini, pomodorini a ciliegina, poi delle pere, poi un cavolo piccolo, perché lo mangio solo io. Poi dall'altro lato abbiamo preso, allora, due dischetti, quelli piccoli che mi trovo bene, quelli piccoli, quelli grandi non mi trovo bene, poi un pacco di riso carosio, poi crema da sera, questa qua della Sien al melograno, e poi ho preso anche quella da giorno, eccola qua, sempre della stessa linea. Poi abbiamo preso delle pannocchie che piacciono a Emanuele, poi del formaggio filante. Poi mi sono ripresa le salviettine struccanti della Siena che mi sono finite, e infine della V5 un detersivo per i pavimenti al limone e bergamotto.
veramente un buon profumo. Questo è quanto, ragazze, per quanto riguarda lo spezzone e il video spacchettamento svuota la spesa, è tutto. Spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere con un commento che cosa ne pensate. Io vi invito ad iscrivervi al canale, mettere un bel like e condividere il video, mi raccomando. Seguitemi anche su Instagram, che trovate giù il link e tutto. Ci vediamo, anzi, ci sentiamo, ci rivediamo al prossimo video. Un bacio a tutte. Ciao!